ciascuna delle due frasi contiene un errore di ortografia. La prima, un umile cameriere di origine siciliana, lavora nel Barbene, un posto di persone molto colte. Questa frase contiene un errore di ortografia che è un umile. La seconda, mentre oggi il Mediterraneo è un mare di morte, una volta fu un mare di vita, culla di molte civiltà. Fu con l'accento è un errore di ortografia. Sono errori di ortografia gli errori che riguardano la grafia, cioè la scrittura corretta delle parole. Come si fa ad evitarli? Due soluzioni possibili. La prima è ripassare tutte le norme ortografiche che hai imparato nella scuola primaria e che dovresti aver consolidato alle scuole medie. Tra queste ci sarà sicuramente la regola che fu non vuole l'accento. B. La soluzione ideale e più semplice, nonché più piacevole, è aumentare il tempo dedicato alla lettura, non solo di romanzi, ma anche di quotidiani e settimanali. La lettura, come ben sai, nuoce gravemente all'ignoranza della propria lingua. All'improvviso la radio si accese e la voce del presidente dell'Associazione Nazionale Barman, il quale espresse il desiderio di Antonio. Se leggiamo bene la frase, ci accorgiamo che c'è qualcosa che non funziona. Cosa fa esattamente la voce del presidente dell'Associazione Nazionale Barman? L'autore non ce lo dice. Mentre sappiamo che la radio si accese, non sappiamo cosa fa la voce del presidente. Manca una forma verbale analoga a si accese, per esempio esclamò, e la voce del presidente dell'Associazione Nazionale Barman esclamò. Ovviamente, se aggiungiamo un verbo, o toccherà riformulare anche la relativa che viene dopo. A parte questo, qui abbiamo un caso di frase sospesa, cui manca una forma verbale. Quando una frase resta sospesa, in questo caso priva di un predicato verbale, vuol dire che è costruita male. L'autore ha commesso un errore di sintassi. Sintassi è una parola che deriva dal greco e che significa proprio costruzione, organizzazione complessiva di un testo, in questo caso di una frase complessa. Volendo semplificare, gli errori che gli studenti non solo commettono nell'elaborazione di un testo scritto, breve o lungo che sia, si possono ricondurre a 5 categorie fondamentali. La prima è il lessico, la seconda è la morfologia, la terza l'ortografia, poi la punteggiatura e la sintassi.